Sì, avete chiamato per la lampada? Sì, sì, sì. Un attimo, le passo la persona, eh. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Senta, volevo delle informazioni per la lampada. Sì, da dove chiama lei? Guardi, noi stiamo chiamando da Roma. Da Roma? Sì. Ma la lampada, cioè io sono di Brescia. Ma non è un problema, perché mia zia sta a Milano. Come? Io, mia zia è di Milano. Sua figlia è di Milano? Sì. Dovrebbe venire a Brescia? Ma quello non è un problema, perché da Milano a Brescia sono soltanto i sedi. Quello me lo chiama il saltapaio, dice a lui, ma quello non ci arriva il topaio, arriva lui, perché sono pochi chilometri patini. Cosa vuole sapere? No, volevo sapere, solo 20 euro costa? Sì, perché è una lampada praticamente fatta ad anatra. Questo l'ho letto, ma è che di ha un registratore incorporato. È praticamente una lampada notturna per bambini che con il registratore si mette sulla cassetta e racconta le favole. Ho capito. Ecco, c'è una voce che racconta le favole? C'è la cassetta, si mette su una musicassetta delle favole o delle filastrocche, capito, quello che si vuole, insomma. Senta, ma all'interno non c'è la PAI, se ha fatto suoni? Come? Nella cassetta? Non ci stanno i toni, c'è la falsa, poi lo chiama lui per le favole. Non ho capito. Per le favole all'interno, con la cassetta, non c'è il bias, ne fanno i tuoi, perché quelli dicono ogni volta che lo ascolto non ci stanno. E allora tutte sono uguali, ma le favole sono diverse. No, ma lei se vuole cambiare le favole, mentre cambia la cassetta. Sì, lo so, si cambia la cassetta e cambia la favola. No, chiedevo se questa Bashu, questa cosa qui, che io vorrei comprare, ha all'interno una canna a paio, io ce l'ho puntuno. Ma quello non è perché poi dopo quando lo do alla bambina mi penta la fa. Allora non vorrei, per un motivo proprio di goliardia. La lampada, c'è cioè una lampada normalissima, una Bashu, con il registratore. Se vuole cambiare la cassetta, cambia la cassetta. Sì, no, la corrente... Sì, certo, c'è la presa per la corrente. Ok, l'ultima domanda, poi ci mettiamo d'accordo, perché la bambina ha soltanto 12 anni. Non è che all'età dice so fare io 12, sì, te lo fate per i 12 anni? Non ho capito, scusi. Non è che... Cos'è che non ha capito, mi scusi, perché anch'io la sento malissimo. Sento malissimo anch'io, mi ripeta la domanda. Allora, adesso mi sente? Sì, prego. Allora, chiedevo gentilmente... Se questo oggetto, che a me piace molto, ha all'interno una... si chiama lato leoni, e sono cose poi non si trovano in tutte. È possibile? Non riesco a capire di che cosa si tratta. Le spiego. Lei conosce i gondoni? Che sono quei ferrovieri che vengono inalati nel conzone della Fanza. Tutti i numeri che hanno le favole che danno ai bambini vengono ispezionati nella mica sulla Faio e Turi. E siamo in soli, noi come genitori, ma Faio dice solo, ma qua ne mai. E i bambini poi noi te la diciamo, ma e sono loro. Ma allora uno compra ma non lascia stare. E con la gente santa. Basta. Buonasera, Recepi. Pronto? Sì, attaccato, vabbè.